quello che vi ho appena mostrato è un burpee plank sul lato con gamba elevata. Come fare per effettuare questo esercizio? Allora, andiamo a metterci in posizione di plank. Quindi teniamo il nostro corpo a tavoletta. Abbiamo il polso in linea con la spalla e i talloni in linea con le nostre anche. La prima cosa da fare è la plank sul lato. Quindi, come fare? Io vado a darmi una spintarella sul fianco mentre ruoto il mio corpo sul fianco sinistro. Stacchiamo il braccio destro. Nel movimento della nostra rotazione avremo le gambe già posizionate per effettuare la nostra elevazione della gamba, perché in automatico la gamba destra mi finisce davanti, quella sinistra invece resta dietro. Teniamo braccio in alto, ci facciamo grande forza e andiamo a elevare la gamba destra verso l'alto. Ritorno in posizione di plank e sono pronta per effettuare il mio burpee. Quindi andiamo a fare un jump avanti, io ve lo faccio vedere rallentato. Un jump avanti e poi con una grande intensità facciamo un jump in alto, ok? Poi ritorniamo in appoggio con le mani al pavimento e andiamo a fare un jump dietro. Quindi sono già pronta per effettuare il mio plank sul lato, ruoto, ta. Quindi nella fase di rotazione io vado a sollevare il braccio verso l'alto, mi faccio grande forza. Cosa importante, ragazzi, se noi partiamo con le posizioni corrette, non dobbiamo correggerci in fase di esecuzione dei movimenti. Quindi se io parto tenendo i polsi in linea con la spalla, nel movimento della rotazione sul lato, io mi troverò con polso già in linea con la spalla, ok? E poi vado a sollevare la gamba destra. Ritorno, ve lo faccio vedere un'ultima volta, il burpee, salto avanti, poi salto con tanta intensità in alto e salto dietro. Vi mostrerò la variazione di questo esercizio per renderlo un po' meno avanzato. Allora, andiamo a posizionarci sempre con le mani gomiti dritti, polsi in linea con le spalle e facciamo la nostra rotazione sul lato sinistro poggiandoci con il ginocchio sinistro al pavimento, ok ragazzi? Quindi io sono qui in posizione di plancia, plank, e vado a girarmi. Nella fase di rotazione porto il ginocchio sinistro a terra e vado ad alzare la gamba destra. Ritorniamo in posizione di plancia, mi spingo avanti, avanti, ok? Facciamo un piccolo saltellino, piccolino, mani a terra, dietro, dietro lentamente. Giro, facendo capitare il mio ginocchio destro a terra e sollevo. Quindi c'è una fase meno complicata per ogni esercizio, ragazzi, dovete solo trovare il vostro e ricordatevi sempre di fare tutto sempre con intensità, date sempre il massimo, anche se il vostro massimo è solo spingere di poco poco, ma non mollate, spingete sempre, 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 date sempre il massimo. Ciao!